evitare il riscaldamento utilizzando i programmi di HP4 Pro. Se si utilizza il riscaldamento a induzione, pensare se la parte riscaldata va cambiata o tenuta. Se la parte riscaldata va tenuta, considerare attentamente il rischio di surriscaldamento. Un uso comune del riscaldatore a induzione è applicare la massima potenza e riscaldare velocemente fino a quando la parte si colora. Negli esempi, scaldiamo un tirante finché diventa rosso e un bullone di campanatura finché diventa bianco. Ciò significa che la temperatura raggiunge tra 800 e 1200 gradi. Ciò ha un impatto notevole sulla resistenza e la rigidità del materiale. Dal grafico si vede che le proprietà del bullone in acciaio basso legato si degradano presto a temperature oltre i 400 gradi. Vediamo come si distribuisce il calore in un bullone d'acciaio. La testa del bullone è chiaramente surriscaldata, ma le filettature non sono affatto calde. Ciò è dovuto alla bassa conduttività termica del ferro e dell'acciaio, che rallenta molto la distribuzione del calore nel bullone. HP4 Pro dispone di programmi preimpostati per l'uso in officina, dove il surriscaldamento accidentale è frequente. Bulloni ruote, bulloni di campanatura e tiranti. I programmi consentono di controllare il riscaldamento ed evitare il surriscaldamento. Scegli un programma, configura le impostazioni e visualizza le istruzioni sul display. Avvia il programma con il pulsante. Riscalda fino al termine del programma, indicato dal timer. I programmi preimpostati erogano calore a bassa potenza per alcuni minuti, per distribuirlo in modo più uniforme e raggiungere tutte le parti del materiale senza causare surriscaldamento. In tal modo i pezzi conservano resistenza e rigidità. Ciò significa riparazioni di qualità superiore e veicoli più sicuri.